ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo tutorial. In questo tutorial voglio farvi vedere un effetto che ho fatto qualche giorno fa con Illustrator e voglio farvi vedere che è possibile farlo anche con Photoshop e che il procedimento è molto più semplice ed è facoltativo, diciamo, perché con Illustrator è preferibile per usare file vettoriali e Photoshop invece per delle foto. Questo dipende anche da chi usa di più Photoshop e chi usa di più Illustrator. Apriamo Photoshop, creiamo un nuovo documento e gli diamo web e gli diamo 800x400 pure, risoluzione 72, RGB, lo facciamo per il web. Gli diamo ok. Andiamo qui e ci andiamo a mettere un colore. Prendiamo la T di testo e scriviamo vintage e lo mettiamo con un carattere maiuscolo. Ingrandiamo, ok, e qui applichiamo una maschera di livello. Andiamo nei pennelli e andiamo a sceglierci un pennello dalla punta, vedete, andiamo a sceglierci un pennello dalla punta un po' cancellata. In questo caso prendiamo questi qui, se non li trovate li potete aggiungere da qui e andate a scegliere quello che volete. Questi qui dovrebbero essere dei pennelli che Photoshop già ha a disposizione. Ok, ci prendiamo questo qui, non lo ingrandiamo abbastanza, torniamo sul disegno. E mi raccomando, il nero deve essere in primo piano e facciamo, vedete, queste cose tutte cancellate in questo modo. Prendiamo un altro pennello, non è uguale come Illustrator questo effetto, però potrebbe comunque esservi utile. Questo qui, per esempio, noi possiamo dare anche un'ombra esterna, cosa che con Illustrator non possiamo dare, perché qui noi stiamo andando a lavorare sulla foto, quindi stiamo andando a cancellare, mentre Illustrator andavamo ad aggiungere il colore. Ok, torniamo qui e andiamo a dare questo, poi gli date voi l'effetto che volete. Ecco il nostro effetto vintage, spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi possa essere utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!